Diamo il benvenuto a Ray 24 al professor Massimo Fagioli, psichiatra, grazie di essere con noi. E qui abbiamo, tra l'altro, due sue pubblicazioni. La prima si chiama Bambino, Donna e Trasformazione dell'uomo. È la riedizione di un volume che è uscito la prima volta. Nel 1980 e che poi ha avuto tante altre edizioni a testimonianza evidentemente del successo e dell'interesse. Questa è praticamente l'ottava edizione dal 1980 ad oggi. E poi Una vita irrazionale. E questo volume raccoglie le lezioni tenute a Chieti, giusto? Nel a Chieti, all'Università di, di Chieti 2006. Eh, un lavoro che lei ha cominciato a fare, se non vado errato, nel 2002. Questo nel 2002, delle... esattissimo. Allora, professore. Che cos'è la pazzia? <ride> domanda terribile, cominciamo subito, una terribile domanda. Non si è mai saputo esattamente, una definizione esatta non c'è. Non c'è, anche se i psichiatri hanno tentato di codificarla in quella che si chiama la nosografia classica, che va dalla schizofrenia, psicosi depressiva che sarebbero le due più grosse, le altre in seguito a un certo Schirol, nel 1805 ha distinto le psicosi dalle nevrosi, e poi ci sono tutte le altre nevrosi, di cui la più evidente, le più evidenti sono l'isteria e la nevrosi ossessiva. Ma al di là di queste codificazioni, nella sua al pratica, che è stata una pratica codificazioni di codificazioni viviamo una situazione per la quale quotidianamente accade che eh, fatti e ferati in situazioni di. di... Di, di ferocia, di delitti, di omicidi, in cui si sviluppa una distruttività da parte delle persone, basta ricordare il caso Erba. Pare che la signora Cogne sia stata condannata, sembra, o perlomeno... Anna Maria Franzeloa sì, del delitto di Cogne. Del delitto di Cogne, in cui in queste persone assolutamente normali che hanno condotto 40-50 anni di vita in perfetto comportamento e coscienza, improvvisamente eh, fanno queste cose, senza motivo. C'è tutta una dialettica, un discorso con la magistratura e la giurisprudenza, per cui un bandito che assalta una banca ha dei motivi, qui non ci sono motivi. Oppure i motivi sono talmente futili, talmente fatui, e qui c'è tutta una storia, un dibattito culturale, anche molto acceso. È pazzia o oh no? E anche con i magistrati c'è tutta la storia della perizia, capacità di intendere e di volere, e non sempre, eh? e i magistrati accettano che sia pazzia. E eh, qui ci sono due correnti psichiatriche diverse una dall'altra. Una corrente che ha occupato anche quasi mezzo 40 anni, 50 anni, ed è di origine americana, è eh, col DSM che ha abolito la nosografia classica di Pinelle, Schirol, Crepin, eccetera, eccetera. Per parlare soltanto di disturbi, di crisi, eccetera, perché quello che interessa è il comportamento. Beh, per dire di me, a me questa cosa non mi va, senza citare i nomi di colleghi che la pensano in una stessa maniera fra un discorso troppo lungo. Eh, mi espongo io, non accettano questa cosa, per cui rimangono a considerare queste cose malattia mentale. Allora, il concetto della malattia mentale, l'immagine della malattia mentale, la realtà non può essere più limitata la coscienza e il comportamento. Perché coscienza e comportamento sono normalissimi, regolarissimi. Sono persone, l'avrà letto sui giornali, si legge, ma se comportano persone per bene, si comportano, certamente si vengono a mattina e ammazzano o il figlio o tutta la famiglia o i vicini di casa, fanno cose senza motivo. Non c'è un motivo, oppure il motivo è che il bambino piangeva e dava fastidio. Cioè, non esistono queste cose futili che... che, che non e lì allora, per parlare di... e prendere questo termine, che poi limite, non è nemmeno psichiatrico, perché sarebbe... Psichiatrico sarebbe schizofrenia, psicosimenergia repressiva. È un termine antico di linguaggio popolare per cui la gente dice questo è pazzo, questo è il discorso... Mm. E bisogna osservare un'altra realtà dell'essere umano, che è la realtà detta appunto inconscia, che va oltre la coscienza e il comportamento. Per cui però lì eh, ci si scontra con una cultura millenaria. Per cui questo mondo, che poi occuperebbe diciamo un terzo della vita, o otto ore al giorno, o sette ore al giorno, che sono quelle del sonno. Sarebbe una situazione naturale, sarebbe una situazione che, in cui i termini sanità e malattia non vengono presi in considerazione. Perché sarebbe naturale che ci sia lì la bestialità, la pazzia come dimensione normale e naturale del genere umano, genere umano, che 2600 anni fa ha trovato. E' codificato questa cosa che l'unica salvezza sta nella ragione. E allora la ragione deve passare la vita a controllare questo mostro il mondo che sta dentro ogni uomo. Non ci sono più malati e sani. No, tutti abbiamo, e, e lo sentirà da tutte le parti, tutti possiamo una mattina alzarci e accoltellare la donna con cui abbiamo passato una bellissima notte. Lo dicono tutti. Io mi oppongo assolutamente a questo. È tutta una ricerca di una vita, forse irrazionale, in cui invece io dico che se esiste una realtà inconscia, non cosciente, di questa brutalità, distruttività, ai limiti anche. È per malattia. Ho portato il termine malattia non solo al comportamento e alla coscienza. E se vuoi, al linguaggio articolato, ma addirittura questa realtà è inconscia. Naturalmente, portandoci il discorso della malattia, ho portato il discorso che c'è una sanità. Ci sono alcuni che sono malati e sono un'infima ignoranza. Sarà, non siamo tutti così. È quel caso della famiglia di Erba che lucidamente, freddamente decide di ammazzare tutta la famiglia vicina perché faceva un po' di rumore teneva la radio alta, sono una minoranza. Il 90, 90, dico 90 per non dire 89, per non dire 91, non le so le statistiche, ma insomma la stragrande maggioranza è fondamentalmente sana. La società si regge, non per i carabinieri, non per la polizia, si regge perché il 90% delle persone sono sane. Il problema è affrontare, però bisogna scontrarsi con una mentalità millenaria, perché questo lo disse Platone, che dentro di noi c'è la bestia. Un discorso per il quale con la ragione credevano di aver superato questo dilemma della Sfinge, cos'è l'uomo? Eh, l'uomo è quello della ragione, però in fondo quello della ragione contiene la mentalità della mitologia in cui c'è sempre l'uomo bestia, dalla sirena a... Al Centauro, c'è il satiro, eccetera, eccetera. È rimasto questa idea stra, per me molto strana. Che in ogni uomo dentro c'è una bestia, abbiamo una tigre, abbiamo una pancera, abbiamo una cosa dentro la pelle e dentro lo scheletro. Io non ho mai capito perché allora la tradizione su questo tema dice il mostro è comunque dentro di noi sì. è ben evidente durante la notte perché è inconscio certo. e quello è il territorio appunto la notte in cui l'inconscio si può manifestare e finché resta in quel territorio tutto bene ma di giorno con la logica con la razio con il logos dobbiamo conquistare i terreni che questo mostro cerca a sua volta di prendere tutto perfetto la... esattissimo lei è contrario a questa tesi Se una persona delinquente, eh, quella è Munch è una persona delinquente perché la sua ragione non è riuscita a controllare questa bestia che tutti hanno, di norma la gente riesce a controllare. Quindi la tradizione la automaticamente cosa. implica che anche io, anche lei, se perdessimo una parte di ragione in un momento qualunque della nostra giornata, adesso potremmo ammazzare il cameraman, e il regista. La triste mentalità comune è questa, o meglio mi correggo, non comune degli intellettuali, degli psichiatri, delle persone che hanno questa cosa del pensiero, eccetera, eccetera. Lei dice invece che questa mondo è una popolare, patologia. Non c'è questo. Non c'è questa mentalità. Che tutti siamo pazzi, eccetera. Questo viene detto dai filosofi, viene detto purtroppo dagli psichiatri, viene detto dagli intellettuali, viene detto. Forse anche dai cineasti, eccetera, eccetera. Sì. Secondo lei perché lo dicono? Perché? Perché non riescono a separarsi dal logos occidentale. Il logos occidentale è nato, diciamo, 3.000 anni fa, nel 2006, 2007, da Talete, eccetera, dai preso con Socrate, Platone, Aristotele, questa costituzione del, dell'identità occidentale basata sulla ragione, cioè basata soltanto... Sulla coscienza, il comportamento e il linguaggio articolato, e nessuno ha mai avuto il coraggio e la possibilità di andare a vedere che quella è soltanto una parzialità, è una cosa storica. In verità, se si va a studiare meglio e si ha il coraggio, la forza, che la fortuna di andare a vedere oltre la coscienza e il comportamento, si può benissimo vedere che non sono fatti. C'è una cultura dominante che esalta santi che, non sono che sono banditi. <ride> cioè, sta nella letteratura, sta nelle cose che tutti sono pazzi, eccetera, eccetera. Allora, invece, i pazzi sono una minoranza? Una e sono minoranza. E sono malati. E sono malati, ci tengo a questa cosa. Perché? Perché corrispondentemente. Se io riesco a impostare la, 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 la ricerca in questo modo, poi posso aprire la ricerca per la cura. E, e chissà, chissà se attraverso la ricerca con la cura io posso arrivare anche all'altra parola che è guarigione. Ma soltanto se io rifiuto questa mentalità, chiamiamola pure tradizionale, classica, molto diffusa, che non c'è niente da fare e quindi. La psicoterapia può essere soltanto consolazione, far star bene, pezzuola fresca sulla fronte e basta. Un amore cristiano per il prossimo, di solidarietà, di aiuto e basta. Un discorso di cura, di affrontare con la propria identità e la capacità l'altro perché realizzi la sua sanità e identità non c'è. Non c'è. Io ho cercato di perseguirlo fin dall'inizio. A me questa storia dell'incurabilità non mi mai convinto. Non mi ha mai convinto perché non mi ha mai convinto l'inconoscibilità. E perché è quello dovrebbe essere proibito conoscere questo mondo della notte, chiamiamolo pure dei sogni, eccetera. E questo è codificato e questa è una lunga storia in cui c'è questa famosa staccenda di Freud, eccetera, eccetera, che lui per primo. Ha detto che questo è inconoscibile. Ha fatto una strana cosa, per cui dice: Io ho studiato tutto, ho capito tutto e ho scoperto che è inconoscibile, che non ci si può fare. Ma io l'ho visto sempre come un tabù, una proibizione, non una realtà che era inconoscibile. Però così è rimasto. Perché non. C'è cioè, soltanto si può conoscere la dimenticanza, ciò che un tempo fu cosciente, cioè il rapporto è solo con la coscienza. Prima della coscienza c'è l'animalità. L'animalità, questo significa quella cosa terribile che bambini e donne, ecco il titolo, non sono esseri umani. Perché l'essere umano è quando si acquisisce la ragione. Quindi, come minimo, a tre anni, forse a sette, o forse addirittura a 14 anni. Fino a 14 anni, un bambino. Non è un essere umano, quindi può essere ucciso tranquillamente. E' quello che c'era anche nel mondo romano, che se il padre non sollevava il bambino, il bambino veniva buttato nel tevere, perché non era un essere umano. Io queste cose non le ho mai accettate. L'essere umano comincia alla nascita. Poi d'altronde lo dice anche il codice napoleonico. Lì c'è stata questa idea, anche se non è stato codificato esattamente perché. Allora, stiamo mettendo in discussione il cogito a questo punto, no? quello che diceva il cortesio, Cartesio. Cortesio diceva: io... Penso dunque, sono ed evidentemente, siccome il suo penso è il penso del logos, è il penso sì, della ragione. In qualche modo, ha sbagliato. Cartesio ha scisso la cosa tra realtà materiale e pensiero. La invece, la realtà materiale del pensiero, sono fusi perché alla nascita c'è il funzionamento della realtà biologica e c'è il funzionamento del pensiero. Prima non c'è, c'è soltanto una realtà biologica. Siamo una società alla deriva da quel momento in poi probabilmente. Beh, la società è alla deriva diciamo da 7-8 mila anni. <ride> Quindi anche da con, molto prima. Con tribù, guerre eccetera eccetera. E tutto passi, passa il tempo per cercare una società in cui non ci sia l'ammazzamento, non ci sia la storia di Caino e Abede. Tutti perseguono questo in politica, in filosofia, eccetera. Però e, e, si tratta, per me si trattava di vedere qual era la realtà umana al di là di quello che dicevano certi filosofi, al di là di quello che dicevano certi psichiatri o certi psicanisti. Dove si trova qualcosa di vero è negli artisti, è in Shakespeare. Shakespeare è uno psichiatra è geniale, oh, Descrive la, la pazzia nei minimi particolari come non fa nessun trattato di psichiatria, o col, distinguendo la cattiveria dalla pazzia da, da Riccardo III a Macbeth ad Amleto. C'è una descrizione esattissima. Però non viene codificata come scienza. Per cui si può ammirare, ma le dinamiche per cui accade questo, queste dinamiche che brutalmente sono eziopatogenesi, cioè criteri medici, la causa, il movimento, le cose, la patogenesi della malattia, non c'è. eccetera. Beh, quello, quello è un'altra cosa: perché? Perché mm. corrisponde al fatto che io ho rifiutato. La stupidità del complesso di adipo. Non è affatto vero. Questa stupidità che il bambino vuole uccidere il padre per impossessarsi della madre. È una cretinata totale. E questo non sono solo io a dirlo. Mentre è piaciuto molto questo inizio dell'adolescenza eh, in cui la ragazza viene portata da Zefiro, eccetera, eccetera e ha questo grande amore con Eros, purtroppo si lascia distruggere la mente dalle sorelle invidiose, ben discorso, per cui poi deve fare quattro prove, il grano e il miglio, le pecore, i cannibali, la lana, l'acqua, cosa, e la scatola della bellezza che stava da Persefone. Non riesce a prendere questa scatola è perché c'era il sonno invece che la bellezza. Cade nel coma, eccetera, eccetera, e la salva Eros, che è la prima figura che io ho usato. Nei vecchi, adesso uso quell quell'altra. Sono sempre sculture di Canova. Sempre sculture di Canova. Che lei mette sulle copertine dei suoi libri: eh sì, sì. in particolare questa di Amore e Psiche. Sì, sempre, sempre Amore e Psiche, e non Edipo. E non Edipo. Psiche, rianimata dal bacio di amore, e questa Quello scultura è vita come per una persone. realizzazione. Scusatemi la parola medica, perché la donna aveva fallito. Queste prove che dovevano servire per l'identità. Lì c'è un discorso che questo grande amore notturno senza conoscenza, perché non vedeva, eccetera, e eh, no, no, non va a buon fine. Non va a buon fine, e allora bisogna procedere alla realizzazione di un'identità. E questo per questo Venere dice: Allora devi fare queste quattro prove se ce la fai, eccetera. Ne fa tre, aiutato dalle formiche, aiutato, eccetera, eccetera. E la quarta la fallisce per vanità femminile, eccetera, eccetera, perché di fronte alla bellezza non ha resistito e non l'ha portata a Venere. Allora il suo discorso ci ha portato proprio dritti, dritti, fra le braccia di psiche e di amore. Sì. Che cos'è l'amore? Cos'è amore? Cos Oh beh, questo è bello. Cioè, parte, mettiamo, da questi tre termini greci. Fileo, Erao e Agapao. E si discute molto qual è, eccetera. Adesso Agapao è stato preso dalla Chiesa, eccetera, per parlare di questo amore completo, eccetera. Molto spirituale. Mo, spirituale fino a un certo punto, perché questo Agapestà nel cantico dei cantici dell'ebraismo e che non era spirituale perché era l'amore tra due e coniugi, la dedizione completa. Poi il Fileo era ehm, l'amicizia, la, eccetera. E l'erao sarebbe stata questa cosa legata all'altra parola, sempre molto difficile, che sarebbe il desiderio, eh, e da queste. Eh, parole, si discute, eccetera, abbiamo visto che c'è il problema del desiderio. Il desiderio, e anche qui c'è cioè il grande ricerca, che il desiderio non è un desiderio generico. Ora, fin dai tempi greci c'era una cosa che si distingueva. L'identità come la chiamano e adesso la richiamano nella stessa maniera, identità di genere, per cui un maschio, femmina, eccetera. Però questa identità che chiamano di genere non ha niente a che vedere con l'identità sessuale. La sessualità è qualcosa di astratto, è qualcosa di generico, diffuso. Di fatti i greci non distinguevano l'omosessualità dalla sessualità. Dall se la, la sessualità era una cosa generica mista all'amicizia, al rapporto maestro allievo e, e cose. Adesso tentano di fare la stessa cosa. Per me no, per me forse magari anche suggerito dalla storia di amore psiche, la sessualità è direttamente legata all'identità. Per cui il rapporto sessuale, ecco che possiamo dire l'amore, l'amore è dialettica tra due identità, non è consolazione. Ciò non vuol dire che se uno trova un vecchietto che ha bisogno di aiuto non lo consoli e non lo hai per carità, anzi lo può fare. Ma il rapporto è tra due identità, specialmente questa diversità. Questa grande storia di dover voler, dover uscire dal razzismo, per non dire dal nazismo, è legata al rapporto col diverso. E la base, il fondamento, il tutto della parola diverso sta nel rapporto uomo-donna, in cui bisogna eh, farsi una mentalità diversa da quella di Aristotele. Eh? Principio di contraddizione. È un essere umano come me, ma è completamente diverso da me. Dice come se è uguale? Invece il discorso del rapporto uomo-donna prende questo e ci vuole una reazione. Chiamiamola di libidica, non solo un ragionamento di buona volontà, ah sì, eh, le donne sono uguali agli uomini, sono tutti esseri umani. No, no. Per il rapporto sessuale ci vuole ovviamente una reazione viscerale, neurovegetativa, eccetera, eccetera. Quindi bisogna che sia una realizzazione di immagine, di immagine forse certamente non cosciente che riesce a mettere da parte la logica razionale che dice se una cosa è diversa non può essere uguale. No, qui siamo in due esseri umani, uguali come esseri umani ma completamente diversi. E la reazione sessuale di desiderio viene per il diverso e addirittura per lo sconosciuto, non per il conosciuto. Ma per il diverso sconosciuto. Perché in fondo se dobbiamo confessare che non lo sappiamo qual è il desiderio delle donne, noi uomini, e forse anche le donne non sanno qual è il nostro desiderio. D'accordo. Allora, oggi le mie domande sono proprio delle parole su cui la faccio Vai. ragionare liberamente. La prima è stata pazzia, ci ha portato ad amore. Secondo me, adesso amore ci porta, perché lei l'ha già citato nel suo. Discorso sull'amore, all'identità. Sì, l'identità, cioè l'amore non è né principio del piacere né compassione né solidarietà, è dialettica. Per cui viene istintivo che l'altro, non per il mio piacere, come diceva Eco a Narciso, eh, no, no, è una tendenza a che l'altro si realizzi. Questa è una tendenza eh, che non è ai limiti nemmeno desiderio, è proprio una volontà, e non voglio adoperare una parola grossa, ma sarei creatrice, che si stabilisca per... Poetica. Qualcosa che di far venire fuori dall'altro una possibilità di realizzazione. Per cui niente possesso, niente identificazione, niente specchio, niente consolazione, ma muoversi. Direi proprio inconsciamente più che istintivamente perché l'uomo non ha istinti. Eh. E per la realizzazione dell'altro. Questo va dal rapporto sessuale a qualsiasi convivenza, per cui è importante che ciascuno si realizzi, anche se uno fa l'ingegnere e uno fa il letterato, anche se uno fa il medico e uno fa, non so. Il viaggiatore, il tipo, che so io. Però in, perché c'è questa dialettica tra persone diverse. L'identità qui diventa tutt'altra cosa rispetto a quello a cui siamo abituati a pensare. Certamente sì. Cioè, io rifiuto l'identità come ragione. Io dico che bisogna cercare un'identità proprio in quel mondo che è stato sempre definito bestiale, pazzo, cioè che ecco il titolo, l'irrazionale. Ma per questo bisogna un po' riuscire ad andare al fondo delle cose e riuscire a scoprire, verbalizzare quel mondo strano che è quello della nascita del primo anno di vita. Quello non è stato mai visto perché non c'è la parola. Eh, non c'è la parola, il bambino non ti dice che c'ha dentro. L'adulto sì, ti racconta i sogni, eccetera, ma il bambino no. Però dal racconto dei sogni, la lettura dei sogni raccontati dall'adulto, si può con un metodo di pensiero tipo Einstein, deduttivo, anche senza la percezione diretta della cosa, riuscire a ricavare qual è la realtà della nascita di un essere umano. Quello che noi vediamo è che vagito e respiro e qualche sgambettamento. E purtroppo si sono limitati a questo. Capire che lì nasce il pensiero non è stato mai visto, per cui il neonato non è un essere umano. E invece bisogna ricavare da quello, eh, con questo metodo deduttivo del sogno, allora bisogna abolire qualsiasi idea dell'idea idee innate. Per cui se poi ci sono queste immagini inconsce nella mente, non è per idee nate, è perché sono sorte dalla biologia della nascita. Il pensiero comincia come immagine e non come linguaggio articolato. E questo no, i filosofi non lo vogliono. Per loro il pensiero è solo linguaggio articolato, pensiero verbale. Eh, però il pensiero verbale ha questo inconveniente che poi dicono che è soltanto perché ha imparato. Eh no, si toglie all'essere umano ogni identità, perché ognuno è, perché è stato plasmato dai genitori, dal maestro, eccetera. Inaccettabile. Allora, abbiamo detto pazzia, poi amore, poi identità. L'altra parola su cui la chiamo a una riflessione è annientamento. Ah, oh. annientamento. Beh, io ci ho cominciato questa cosa qui. Ho cominciato il primo libro ormai so 36 anni fa, era il 70, passati pure 36 anni fa. Ho cominciato proprio con questo, da quello che mi diceva il paziente, con questo strano pensiero non logico. Lei mi ha fatto del male perché non c'era. Come non c'era? Se se non c'ero non posso aver fatto niente. Eh, è l'alibi di ogni eh, persona di fronte al magistrato se io non c'ero sono innocente e quella... eh, io mi sono chiesto perché, per come, cosa mi vuol dire, cosa c'è c'è l'assenza, il non esserci e il non esserci fa del male allora questo è poi ho approfondito il discorso questo non esserci è proprio l'assenza fisica oppure è un non esserci, come si dice tante volte tra due fidanzati, sì sì tu stai qui ma non ci sei, per un'assenza interna che poi cammina cammina, sono arrivato a dire anaffettività, eccetera, ed è quella che fa del male. Da lì è lo scatto dell'anaffettività, per che cosa e per non che cosa. Vabbè, confesso, che in fondo uno spunto sul quale non ha mai capito niente, sta in Freud, in al di là del principio del piacere. Quando parla del, in cui codifica l'istinto di morte, dopo trent'anni in cui non ci aveva fatto pensato, è, racconta del nipotino che faceva sparire il rocchetto eh? e poi, di fronte allo specchio, faceva sparire se stesso dopo la morte della madre. Io ho afferrato questa parola, sparire. Sparire che non vuol dire distruggere. Un conto è che io mi metto a dare i pugni sul tavolo, lo spacco, eccetera. Un conto è che io picchio una persona o i limiti, paradossalmente anche la ammazzo, la uccido. Un conto è. Sparire. Allora cos'è? È questa la pulsione di annullamento, che poi c'è tutte queste varianti, annichilimento. Il filosofo Severino eh, parla molto di nientificazione invece che annullamento. Però a me mi pare molto meglio l'annullamento che non la nientificazione, però lui non la porta alla pulsione. E qui di nuovo il grande scontro con Freud. Di nuovo il grande scontro con Freud, perché lui parla di pulsione come se la pulsione fosse quella della setta. L'istinto, cioè non sa distinguere l'istinto dalla pulsione. Eh, per cui no, l'istinto non c'è, la sete, è per una disidratazione, è un fatto biologico pure semplice. La fame è per un abbassamento della glicemia, fatto biologico pure semplice. L'istinto nell'uomo non c'è. E la pulsione di annientamento perché? La pulsione perché viene fuori e lì bisogna teorizzare. Tutta una cosa che poi è, è stata confermata da biologi cinque anni fa, sette anni fa. Cioè che il neonato alla nascita passa dall'ameostasi di calore, di pressione, eccetera, che è il ligno del neonato, a una perturbazione enorme. E io ho detto, come reagisce? Come reagisce? può pensare che non reagisca, sarebbe morto. No. Reagisce come eh, che sia con questa faccenda del far sparire. E se il neonato eh, annullasse questi stimoli mortali per lui eccessivi. Per cui il mondo esterno non esiste, eh, ecco la allora la pulsione comincia con la nascita. Non è la fame, la seta, eccetera. La pulsione è questa e per di più, anche seguendo tante vie, come quello che magari lo stimolo maggiore non è il caldo, il freddo, il vento, eccetera, è la luce. Perché? Ma perché l'unica zona in cui la sostanza cerebrale esce, è aperta all'esterno sono gli occhi. Per il resto è tutta chiusa, tutta completamente chiusa. E gli occhi non si possono stimolare col tatto, con la pressione, eccetera. E gli occhi si stimolano con la luce. Allora qual è la reazione degli occhi? Che sia la pulsione di annullamento. Cioè questo delirio, possiamo dire, eh, per cui questi stimoli non esistono. Però che fa? Il neonato fa sparire se stesso come faceva il ragazzino davanti allo specchio, non è possibile. Allora non sarà che interverrà questa realtà biologica del canale del parto, di questa cosa in cui quello che conta è la reazione è biologica, una quantità di endorfine e catecolamine di produzione durante il travaglio del parto. E lo stesso Edelman ci ha preso il premio Nobel. Perché ha scoperto che nel cervello si determina una modificazione, per cui il 70% dei neuroni vengono persi nel giro di un mese. Allora, cos'è questa rivoluzione nel cervello? E non sarà che con la pulsione d'annullamento, poi si crea un'immagine delle sensazioni passate prima della nascita? E allora viene. Questa teoria, che è il primo pensiero, è un'immagine indefinita, è ultimamente definita come capacità di immaginare. La mente umana comincia come capacità di immaginare. Un tempo, quando ero piccolo, l'ho chiamato inconscio mare calmo, per dire che, calmo, per dire che era calmo. una memoria del liquido amniotico. Però mi è sembrata una figura, dopo 30 anni, una figura un po' troppo banale, questa è un'immagine dell'adulto. Lì no, e ho trovato quella parola tedesca, fosterlung cioè eh, capacità di immaginare. Allora lì comincia la capacità di immaginare, comincia il pensiero che poi si sviluppa nel rapporto con la madre, eccetera, eccetera. Così, in sintesi. Questo poi ce lo portiamo però avanti, no? Questa pulsione. Questa si... si sviluppa, questa immagine, capacità di immaginare, costituisce tutto il rapporto, ovviamente classicamente, con la madre, l'allattamento al seno, eccetera. Perché quello è indispensabile perché il bambino non è affatto autosufficiente. Quindi per almeno un anno ha bisogno di questo rapporto carnale con la madre, fino a quello che si chiama svezzamento che adesso è, dura pochi mesi, ma un tempo durava tre anni, cura, eccetera, eccetera, e poi si rende autonomo e c'è questa seconda separazione dalla madre dopo la nascita in cui effettivamente uno diventa autonomo, eccetera, con una formazione di pensiero perché poi dopo un anno comincia anche il linguaggio articolato e quindi può salvarsi e può essere autosufficiente. L'ultima parola che le sottopongo... È libertà, ma per noi, eh, antropologicamente, siamo liberi. Sì, siamo liberi perché siamo obbligati assolutamente ad essere esseri umani, non possiamo non essere esseri umani. C'è questo concetto classico della coazione, ripetere, per cui anche se. Quelli di Erba hanno deciso lucidamente, premeditato, come, eccetera, come se fosse una scelta. Una decisione in verità non è una scelta. Non è una scelta e non è una decisione perché sono costretti a portare, perché hanno una struttura di pensiero in quel modo, per cui per loro è logico che siccome quello dava fastidio andavano ammazzati tutti quanti. Cioè una mostruosa logica che porta a queste cose qui. Liberi si è quando non ci sono queste distruttività per se stessi, per gli altri. Allora uno si può esprimere liberamente, sì, per cui un tempo, eh, anche se si arrampica nudo su un albero, sta facendo una ricerca. Chi si esprime liberamente sono gli artisti e quelli sono liberi perché riescono a far emergere, eccetera, non hanno... Costrizioni, quelli con tempo si chiamavano superio, eccetera, che viene controllata, o quanto mai, giorni fa anche Noah parla della ragione che deve controllare il desiderio. Non esiste una cosa del genere perché implica sempre la scissione tra l'identità che sarebbe la ragione e, e quello che c'è dentro che sarebbe l'istinto. Tutte queste formule vengono messe da parte. La vera libertà è quindi questa compenetrazione costante e armoniosa. È questa realizzazione dell'identità, della propria identità umana, in fondamento, eccetera. Che poi uno sia ingegnere, sia, eccetera. sia giornalista della RAI, sia quello che è uomini, donne, eccetera. E questa realtà umana si trova soltanto in questo non cosciente, non nella ragione perché la ragione può essere condizionata da, da mille ragioni, è il caso di dire perché uno fa le cose non per libertà. La libertà bisogna trovarla dentro se stessi. La ringrazio moltissimo di aver sofferto. Grazie a voi. Questi spunti su quattro parole che sì, abbiamo preso in considerazione e si potrebbe dire ancora tantissimo. Allora abbiamo avuto con noi lo psichiatra Massimo Fagioli sulla scorta dell'apparizione in edicola di nuovo, intanto di Bambino Donna e Trasformazione dell'uomo che uscì per la prima volta nel 1980 e poi adesso delle lezioni 2006 tenute all'Università di Chieti e poste sotto il titolo Una vita irrazionale. E eh, su questo anche è un titolo che meriterebbe ulteriori approfondimenti, ma noi abbiamo fatto quello che potevamo. Grazie professore, adesso la linea va alla pubblicità e poi ci ritroviamo qui.